La pediatria è la branca della medicina che si occupa della diagnosi, del trattamento e della cura dei bambini e delle patologie che li possono colpire. In Italia, l'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale tramite le unità ospedaliere di pediatria e pediatri di libera scelta o pediatra di famiglia che tutela e assiste la salute nell'infanzia, nell'età evolutiva e nell'adolescenza fino ai 14 anni. Oltre i 14 anni il passaggio dall'assistenza del pediatra al medico di medicina generale è automatico. Il pediatra è fondamentale nella vita di un bambino, dalle prime settimane di vita, per esami generali volti ad accertare la corretta crescita psicomotoria e sensoriale. I controlli regolari sulla salute sono molto importanti per monitorare che nessun elemento della crescita proceda in modo anomalo, ma anche per avere consigli su argomenti in particolare come svezzamento, vaccini o come intervenire con razionalità per piccoli problemi in ambiente domestico. Il titolo di pediatra è acquisibile con la frequenza della scuola di specializzazione in pediatria, dopo la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione alla professione con iscrizione all'ordine dei medici. Ci si rivolge al pediatra per ogni tipo di consulto che riguardi la salute psicofisica dell'infante, in particolare dopo 2 settimane dalla nascita del bambino, ci si reca dal pediatra per controllare la crescita, peso, lunghezza, gli occhi, lo sviluppo neurologico, i genitali. Entro il primo mese di nascita del bambino, ci si rivolge al pediatra che lo prende in carico, per ogni futura visita di controllo. È bene rivolgersi ad un pediatra ogni volta che nel bambino si riscontrino mutamenti psicofisici per cui sia necessaria una diagnosi. È molto importante che l'adulto comunichi al pediatra del suo bambino tutti gli elementi di disagio o disturbo evidenziato nella quotidianità, in modo che il pediatra possa avere tutti gli elementi per una corretta diagnosi, o per prescrivere ulteriori esami. Il pediatra sarà responsabile sugli effetti a lungo termine sulla qualità della vita del paziente, per questo la gestione delle problematiche e la prevenzione fa parte in modo preponderante di questo lavoro. È possibile richiedere visite sia ambulatoriali che domiciliari a fine diagnostico o terapeutico con eventuale prescrizione di farmaci da parte del pediatra. Oltre a regolari visite di controllo presso il pediatra, è necessario recarvisi quanto prima, alla comparsa di sintomi di problematiche psicofisiche quali febbre e tosse, vomito o diarrea, mutamenti del colore della pelle, problemi gastrointestinali, anomalie nella crescita in un lattante. Stai cercando il pediatra specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.